Aperta nell'atrio della Banca Centro Padana di Corso Roma Lodi la mostra Il velo rosso sul tema della violenza alle donne. Ad inaugurarla il presidente dell'Istituto di Credito, Angelo Boni. Buonasera a tutti, benvenuti nella sede della Banca Centro Padana. Il saluto mio, il saluto del Consiglio di Amministrazione, della direzione e di tutti i nostri collaboratori. Oggi siamo qui per inaugurare questa esposizione, vedete tutti questi abiti che io preferisco interpretarli come la donna, no? Perché di fatto l'abito della sposa riconosce in maniera prevalente la donna. E il motivo di questa esposizione, poi ce lo verrà spiegato meglio dai responsabili delle varie associazioni che oggi sono qui presenti, è proprio un segno che si è totalmente contrari alla violenza che purtroppo le donne subiscono. Cosa possono trovare i visitatori? Cristina Cristini, responsabile dell'associazione Indaco Donna, promotrice dell'evento. Beh, noi ci troviamo a esporre per la terza volta gli abiti che ci sono stati donati da Cecilia Scondrini, che è una nostra cara amica, in memoria di una zia che non c'è più. Tutti questi abiti hanno ritrovato vita, per fortuna, grazie ai pazienti del gruppo di ricostruzione del Mosaico, che hanno ideato, studiato e rappresentato in maniera magnifica tutto il percorso con una ragazza nella sua vita. Molte donne e molte ragazze nella loro vita purtroppo sono costrette ad affrontare dall'innamoramento, all'incontrare in maniera purtroppo tragica qualche pazzo che fa loro del male. Gli abiti da sposa sono stati rivisitati dal laboratorio artistico del Dipartimento di Salute Mentale diretto da Andrea Costa. Una cosa che ci tengo a sottolineare sono che cioè, tutte queste modifiche che vedete sono state proprio realizzate e pensate dai pazienti psichiatrici. E, ad esempio, ad inizio mostra c'è proprio un pannello che è un po' fornisce una chiave di lettura, no? Per quanto riguarda il percorso che la mostra vi offre. E, lavorando con questi pazienti ci si rende conto di come le tematiche siano coinvolgenti, molto coinvolgenti anche per loro e veramente emozionanti, cioè. L'iniziativa si avvale del patrocinio del comune, l'assessore Emanuela Minoietti. Fondamentale per tutte le attività che vengono svolte durante tutto il corso dell'anno e che riguardano la cultura di genere, che è l'unica cosa, io ritengo, che può dare una mano, aiutare ad andare avanti in un ragionamento molto complesso che riguarda la violenza di genere, che è difficile semplificare, soprattutto sull'onda emotiva di fatti enormi che stiamo vivendo. Io credo che il principio della sorellanza che dobbiamo avere tra tutte noi, Paola è presente, sia fondamentale. Teniamocelo stretto, lavoriamoci tutti i giorni e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo meraviglioso progetto. Grazie. Gli abiti da sposa sono in vendita, il ricavato andrà al centro antiviolenza La metà di niente di via Paolo Gorini, la responsabile Paola Metalla. Concretamente ci hanno dato un aiuto perché combattere contro la violenza alle donne, eliminarla, ci vogliono delle risorse. Quindi permettetemi di avere uno sfogo, sarò franca, senza risorse non si riesce ad andare da nessuna parte. È vero che le istituzioni in questo momento si ergono e si riempiono la bocca di certe frasi, di certe parole, ma ci vogliono fatti concreti. Le donne devono essere aiutate da professioniste specializzate, informate, per essere accolte e capire che da certe persone bisogna allontanarsi. La mostra resterà a disposizione dei visitatori fino a venerdì prossimo, 1° dicembre.